Sì, va buona, va buona. Ciao. Allora? Il telefono non è intestato a Pinarelli. Comunque corrisponde al numero 28 di via Ipponate. Via chi? Ipponate. E lo sai dove sta sta via Ipponate? Sì, sì, ma chi era sti Ipponate? Adesso io non ho capito, come te fanno brigadiere non sai manco chi era Ipponate? Certo, io l'ho chiesto per questo. Adesso, ma che cazzo è brigadiere sei? Ma non sai chi era Ipponate, lo sanno tutti chi era Ipponate. Oh, guarda che ti faccio trasferire in Sardegna. Ispettore, eravamo rimasti all'arresto di quei due, avvenuto dove? Ah sì, c'è ragione, giusto. Allora, metti a via Pilsuschi. E come si scrive Pilsuschi? Adesso, ma che sei un analfabeta che sa come si scrive Pilsuschi? Pilsuschi, P, I, Z, Z, U. Scusa, ma non fa angolo con Viale Tiziano? Sì. E allora metteci Viale Tiziano, no? Viale Tiziano. Maresciallo, non si preoccupi. Ci sono io a guardarle le spalle. Magari ci man fa stronzate. Tu sai quello che a un certo punto devi fare. Tu me lasci guida a me, ti metti qua sotto. E stai buono calmo che non ti veda quello, eh. Ma non sarebbe meglio se lo tenessi sotto tiro? Ragazzi, non più iniziative, sei ignorante, non sai nemmeno chi era Ipponate, eh? Chi era Ipponate? Chi era Ipponate? Io mi sono formato, dico, lo sapevo, ma me l'ho dimenticato. Ipponate era uno scrittore dei giambi. E che sono sti giambi? Ragazzi, pensa a guida, non sta romper cazzo, state zitto, se no ti faccio trasferire a Olbia, eh? I buoni Renzi sono quegli animaletti verdi che stanno sui rami. Missione compiuta, capo. Non far fanare, Cagarciulo, per piacere, dai. Saputo qualcosa? Negativo, non è niente. Sono stato alla sede romana della Bertone, nessuno sa niente. Poi a casa della vittima c'è una sorella svitata che mi ha raccontato di una lite furibonda fra il Ferrante e il suo giardiniere, che l'ho pure minacciato di morte. Cagarciulo, io veramente dovrei mandare a fanculo a te, eh? Parli di una persona che ha minacciato le morte e non è successo niente. Ah, e chi minaccia non ha, tu hai scritto anche sul manuale del corso di sottufficiale. Ma sai dove lo devi mettere sto manuale, te? Ricevuto, capo. Missione compiuta, Carciuto. Hai rischiato la vita per me. È un dovere, capo. Bravo, Carciuto. Beh, buonanotte, capo. Buonanotte. Hai parlato con l'ingegnere Agnelli da Bertoni? Sì, certo che ci ho parlato. E allora? E allora gli ho chiesto se mi faceva fare il pilota di Formula 1, anzi mi ha dato anche delle buone speranze. Agarciù, ma che te sta inventando? Agarciù, ma che te sta inventando? Qua stiamo a lavorare! Lo so, ispettore, ma io quando vedo queste macchine mi prende una cosa al cuore, qua che vorrei guidare, vorrei girare. Vabbè, dai, guarda, poi io adesso devo andare a parlare con Martelli, e poi ritorno qua. Ma scusi, ispettore, ma come mai avete un guanto rosso e uno verde? Che cos'è, una cosa casuale o è voluta? No, è voluta, Cargiù, io con questo te fermo, vedi? E con questo te do via libera per andare a fanculo, te a Formula 1. Maresciallo, per me quel cane l'hanno ipnotizzato e gli hanno portato a Mandrelli. Cargiù, ma perché sei così stronzo? Maresciallo, sono brigadiere, c'è gente. E me sei un brigadiere stronzo. Ma l'avete saputo poi chi era Stipponate? Ipponate? E che non lo sai, Ipponate è quello che mangiava ricotta e pisciava caffellate.